Ragazzi, io vi invito seriamente, prima di guardare questo video, a condividerlo con tutti i vostri amici che amano Brawl Stars. Oggi andiamo a leggere un articolo che è uscito ieri sullo store della Apple e ci rivela davvero tantissimi segreti e anticipazioni su quello che era il passato e soprattutto il futuro di Brawl Stars. Quindi condividetelo a tutti i vostri amici che amano Brawl Stars. Ragazzi, oggi vi racconterò, anzi andremo a leggere insieme, il segreto, comunque la storia segreta di Brawl Stars. Perché? Non lo so ragazzi, vi spiego il perché e come è nata l'idea di questo video. Praticamente ho il mio iPhone in mano e se andassi, come potete vedere, sull'App Store, la prima cosa che mi appare, l'articolo in home che mi appare, dietro le quinte, la storia segreta di Brawl Stars. Ed è una cosa fighissima perché c'è lo sviluppatore, lo solito che fa tipo gli update, no? Che guarda Pocio che... probabilmente sembra tipo una... non so se è messo lì in posto o è proprio una statua di Pocio. Se è una statua la voglio assolutamente nella mia nuova casa. Comunque, se andassimo ad aprire, ragazzi, spunta tutto questo articolo che possiamo leggere, dove vengono mostrati anche i primi bozzetti dei vari brawler. Ed è interessante capire il segreto di Brawl Stars, il segreto del suo successo e soprattutto come è nato Brawl Stars. Ora, fermo restando che nemmeno io so come è nato Brawl Stars, quindi lo andiamo a leggere insieme, vediamo. Giochi come Brawl Stars non arrivano sull'App Store fatti e finiti, e fin qua ci siamo. Ci sono voluti ben 4 anni di sviluppo costante per giungere al suo stato attuale. Prima gioco fantasy, poi battaglia all'ultimo laser e infine western senza esclusione di colpi. Questo titolo ne ha fatta di strada. Io non conosco ovviamente la storia di Brawl Stars, quindi mi sto dicendo che prima era un gioco fantasy, poi un gioco di battaglia laser, poi western e adesso è... che cazzo è? Un survival? Che cazzo è? Adesso, oh mio Dio, andiamo a leggere. Oggi l'atmosfera del selvaggio West permane, ma gli scontri sono più scoppiettanti e cartuneschi di qualsiasi versione precedente. Sì, la grafica è tutta cartoon, i brawler sono tutti cartuneschi, quindi ci sta. A dirla tutta, il team ci confida che è prevista una nuova svolta totalmente inaspettata. Ancora non si sa nulla, ma a guardare bene gli indizi sulla prossima ambientazione sono ovunque. Porco Dio ragazzi, cioè questo significa che Brawl Stars cambierà di nuovo. O comunque ricambierà, madonna, incredibile, questa cosa mi mette un sacco di hype. Ma soprattutto scrivono che gli indizi sulla prossima ambientazione sono ovunque. Quali potrebbero essere secondo voi, raga? John Franzas era presente quando il titolo ha visto la luce e ci conferma che, nonostante i 4 anni di perfezionamento e cambiamenti tematici, lo stile di gioco di Brawl Stars è rimasto notevolmente fedele alle origini. Questo è John Franzas che pezza tutti i soldi che farà con Brawl Stars. John dice: ricordo ancora che la prima versione era come un deathmatch, una sorta di battle royale. Che adesso c'è anche la modalità battle royale, la modalità sopravvivenza. Ci siamo resi conto molto presto che la possibilità di giocare con i propri amici poteva essere un punto di forza, e così siamo passati a una modalità 3v3, che effettivamente è la squad sostanzialmente. Il primo prototipo di Brawl Stars era in realtà un fantasy, ma solo perché gli sviluppatori di Supercell conoscevano bene lo stile e potevano creare con rapidità gli elementi grafici. Eppure, nonostante l'aspetto ancora approssimativo, Franzas e il team sentivano che il gioco aveva un gran potenziale. Certo, serviva un'ambientazione più solida, e anche se l'idea iniziale era quella di collocare il titolo nello stesso universo di Clash of Clans e Clash Royale, hanno finito per realizzare uno scenario completamente nuovo. Effettivamente è molto ben diverso da Clash Royale e Clash of Clans, questo Brawl Stars, c'è proprio una cosa totalmente diversa. Supercell non si era ancora occupata di mondi spaziali, afferma il responsabile del team. Volevamo inserire modalità e luoghi differenti, quindi abbiamo aggiunto diversi pianeti tra cui poter viaggiare. Di che cazzo sta parlando? Di che cazzo parlano comunque? Dopo aver assegnato al gioco il nome in codice provvisorio Laser, il gruppo ha iniziato a valutare la possibilità di creare un universo fantascientifico. Ma come dice Franzas, era davvero difficile trovare qualcosa di nuovo da offrire in questa ambientazione. Cioè praticamente questi bozzetti che stiamo vedendo erano magari i personaggi, i primi personaggi disegnati per Brawl Stars, che magari in futuro, chi lo sa, potremmo vedere in Brawl Stars come brawler veri e propri. Fighissima sta cosa ragazzi. Tra l'altro c'è quello là sotto che è quel cane che mi piace da morire, questo qua con gli occhiali grossissimo, che sono dei bozzetti però hanno un loro stile, un loro carattere. Fighissima sta cosa. Infatti le bozze in stile fantascientifico di questi personaggi risalgono a quando a Brawl Stars era stato dato il nome in codice Laser. Cioè prima Brawl Stars si chiamava Laser. Cioè ragazzi, non lo sapevo minimamente sta cosa, incredibile. Poi si è aggiunta al team il game artist Paul Chambers. Più passava il tempo e più il gioco rappresentava un grosso rischio, perché in un anno ancora il suo tema non era stato definito. Cioè ci hanno lavorato
un anno e non sapevano che cazzo stavano facendo. Bene, dai, interessante. È stato lui a proporre di trasformarlo in un western. Una volta inseriti gli elementi peculiari di questa ambientazione, realizzare tutto è stato abbastanza facile. Cioè, siamo passati dalla cosa laser al western. Cioè, raga, non... cioè, 4 anni di minchiata hanno fatto. Chambers ci racconta di aver disegnato 10 nuovi personaggi nello stile del selvaggio west in un solo fine settimana. Penso un po', in un fine settimana manco so fare una linea. Molti di questi sono tuttora presenti in Brawl Stars. No, raga, fighissimo! I personaggi di stile western poi sono stati riportati in questa versione di Brawl Stars. Abbiamo Corvo, Spike lì in alto, questo è Colt qui in mezzo, quello in basso a sinistra non so chi sia, ma quello in basso a destra a me sembra Shelly. Quindi poi questi personaggi sono stati riportati. Fighissimo, ragazzi. Quindi erano stati creati per un west e adesso sono una categoria totalmente differente dal west, dal west e dal far west. Se Corvo ha mantenuto il nome sin dai primi schizzi, Cactus, Trickshot, Barkeep e Shotgun sono diventati Spike, Colt, Bombardino e Shelly. Ah, quello sotto è Bombardino. Cioè prima Spike si chiamava Cactus, Colt, Trickshot, Bombardino, Barkeep e Shotgun Shelly. No, raga, questa cosa è fantastica. Che bello, fighissimo. L'ambientazione western era molto più concreta, spiega Franzas. Le abilità dei personaggi erano più sensate e facili da comprendere rispetto a quelle dello scenario spaziale, dove le armi e i mostri erano un po' più astratti. Dopo aver dato al gioco il nuovo soprannome Goontown, da laser passiamo a Goontown. Ragazzo, il gioco ha cambiato 200 nomi. Il team ha capito che il lancio globale non era più solo un'idea, ma una possibilità concreta. Così i pensieri sono rivolti al futuro del titolo. Nell'ambito del western c'è un limite a quello che si può fare, afferma Kjellenburg. Per noi era importante mantenere una certa varietà e pensando a lungo termine ci siamo chiesti: come possiamo aggiungere allo stile western qualcosa che non sia stato ancora sfruttato? Bella domanda, e sta qui la chiave del successo in ogni cosa: fare cose che gli altri non hanno fatto e fai successo sostanzialmente. Ancora una volta il gioco doveva evolversi, per la terza volta. Ci ha fatto 3 trasformazioni: da gioco ambientato sullo spazio, laser, fighissimo, passato al western, prima si chiamava laser, poi Goontown e poi poi ad oggi lo conosciamo come Brawl Stars. Capace che tra un anno cambia titolo sto gioco. Finché la Finché la grande novità non sarà rivelata, continuano ad essere introdotti a poco nuovi personaggi, modalità di gioco ed eventi. Cioè, ragazzi, quindi è sicuro, cioè, porco due fighissimo, è sicuro che Brawl Stars cambierà da qui a poco, sostanzialmente. E nel frattempo metteranno degli indizi con i brawler e con le modalità. Fighissimo, fighissima sta cosa. Un po' come fa le season di Fortnite, no? Che... durante le 9 settimane delle season Fortnite butta dentro al gioco degli indizi e poi parte la season successiva. Stessa cosa a Brawl Stars, solo che Brawl Stars cambia totalmente gioco, cioè cambia titolo, cambia tutto. Kjellenburg ci racconta che il suo team sta lavorando per dare ai giocatori la possibilità di creare arene in autonomia e di condividere momenti in game sui social network. Ragazzi, la roba di creare arene, cioè se mettono la possibilità di creare l'arena personalizzata, hanno vinto, cioè hanno sbancato, fanno veramente bancarotta questi. Non fa una piega che un titolo incentrato sulla legge del più forte si trovi in uno stato di costante mutamento. Brawl Stars è davvero vivo, non solo per le entusiasmanti e imprevedibili sparatorie, ma anche perché c'è continuamente qualcosa di nuovo da scoprire e da fare, e starà così per le settimane, i mesi e gli anni a venire. Raga, i brividi pazzeschi, mi sono venuti i brividi a leggere questa frase, ti motiva un sacco. Mamma mia, raga, pazzesco. Cioè, sti disegni poi sono assurdi, cioè vedere sempre quello che c'è dietro un videogioco e scoprire quello che c'è dietro un videogioco è qualcosa di assurdo. Bellissimo, ragazzi, bellissimo, mamma mia. Bene, ragazzi, questo era il segreto di Brawl Stars. Abbiamo scoperto come è nato Brawl Stars. Io ad esempio non lo sapevo, non so se voi conoscevate la storia del gioco. Io onestamente no. Questo articolo, che c'è solo sull'Apple Store, non penso sia trovabile da qualche altra parte, ma sta sull'Apple Store solo per 24 ore, perché questi a mezzanotte praticamente ricambiano. Quindi questo articolo è stato creato per un solo giorno e poi scomparirà. Ci ha rivelato tantissime cose di Brawl Stars e tantissimi segreti che almeno io non conoscevo. Cioè, voi lo sapevate che il gioco probabilmente cambierà ancora e che prima si chiamava Laser, poi Goontown e adesso Brawl Stars? Io spero che come sempre il video vi sia piaciuto. Se così fosse, fatemelo sapere con un bel pollicione sotto a questo video. Ed è stato fantastico scoprire i segreti che ci sono dietro a Brawl Stars, il gioco che... al momento gioco più di Fortnite praticamente. Quindi bello, ragazzi, fatemi sapere se voi conoscevate questi segreti. Da Champitech è tutto e ciao ciao.